cammino lungo la spiaggia e guardo il mare. Cerco un punto dove poter entrare e uscire in sicurezza. Lo scontro della corrente fredda del Grecale, quella calda dello Scirocco, crea una tempesta. Mi allontano dalla costa, i primi 200 metri sono impraticabili. Qua fuori va meglio. Inizio con degli aspetti per vedere cosa gira. In giro vedo solo piccoli pesci, eppure le condizioni sembrano ideali. Dopo 2 ore non ho visto niente. Provo con l'agguato. Vorrei qualcosa per domenica, che è Pasqua. Ma sembra che non giri niente. Cambio spot, arrivo nella secca e continuo sempre alla stessa maniera. Sono già passate 3 ore e freddo e stanchezza si fanno sentire. Bella corvina, ma è stata più veloce di me. Controllo all'esterno e perdo l'attimo. Oggi sembra che non me ne va bene una. Decido di rientrare. Nel frattempo mi son preso un bel polpo, non solo ero così. Ripasso nel posto iniziale, dove l'acqua è più sporca, continuando con degli agguati. Vedo dei grossi cefali arrivare e mi fermo alla base ad aspettarli.
Finalmente ho preso un pesce. Per un'altra mezz'ora non vedo niente. Ormai sono quasi arrivato, però continuo a pescare. Alla mia sinistra mi sembra di vedere qualcosa e mi avvicino basso, pronto a tirare. Il dentice non mi poteva vedere e con un pizzico di fortuna tutto è andato bene. Pensare che stavo per uscire e non ci speravo proprio. Sicuramente domenica il pesce non mi mancherà. Buona Pasqua a tutti, un saluto marino, ciao!